c'è un grande prato verde dove nascono speranze. C'è un grande prato verde, 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 quello è il grande prato verde dell'amore verde. Sai che se dovessi sentire l'originale di questa canzone ormai mi sembrerebbe sbagliato, che mancherebbero dei pezzi, però papà, non credo che la prenderebbe bene il buon, esatto, il buon Morandi. Sì. Comunque, no, non è di Morandi che dobbiamo parlare, bensì di Expo, naturalmente lo facciamo in compagnia di Michelino Crossi, ci sono delle novità. Buongiorno no, Michelino. Ci sono. Come la bula rasa. Ci come vediamo martedì prossimo. Ok, ciao, ciao Michelino. Arrivederci, grazie, è stato bello. Dai, non lasciarci così, metta ci qualcosa. Ci sono solo le solite notizie di sfiga, cioè non è che... Vabbè, ma è per quello che abbiamo fatto una rubrica fissa, perché se fossero solo buone notizie. Scusa, cioè, sei un pessimista. Io adesso vi perché sennò io sembra che io sia quello lì che esatto, è contro a priori per l'Expo. Il signor Antonio Barreca, direttore di Federturismo Confindustria, ha detto che l'Expo 2015 è in ritardo mostruoso e rischia di essere un flop colossale. Ho capito, ma perché noi lo diciamo io. Noi lo diciamo da un anno, nessuno sono gliene frega niente. È incazzato, ma non lo dico io. È questo qui che è Federturismo, che sono quelli che dovrebbero fare i soldi con l'Expo. Quindi sono anzi soprattutto loro. Senti, ma il responsabile di Expo, quello che sta al 32esimo piano, lo sa che Barreca ha detto sta roba oppure? Non lo so, l'ha detto ieri, quindi non lui ieri era tutto preoccupato di dire, di rispondere ad Ambrosoli che gli ha detto che è meglio che se ne vada e si dimetta da Expo. E ha detto anche che tutti i lavori vanno bene, siamo a posto. Madama la Marchesa non l'ha detto. Madama la Marchesa l'ha pensato ma non l'ha detto. Ah, okay. Per cui però è una è la prima dichiarazione pubblica di un diciamo di un'istituzione esterna a coloro che stanno dice... Confindustria, ragazzi, questa qui non è che sono però è... se tieni che l'ex capo di Asso Lombarda è presidente di Expo 2015 S.p.A. mi sembra una frase forte. È forte il Barreca, ti capisci? Okay. Magari lo sentiamo il Barreca. Parecchio. Sì. Il Barreca, si è spinto in avanti il Barreca. È andato in là, dice, rischia di essere un flop colossale. Allora, la settimana prossima ci portano a fare un giro turistico sul cantiere, ma non si vedrà niente perché tutto quello che hanno fatto è sotto. Le fognature, le canaline per l'ex centrale che c'era lì, tutte le impiantazioni. Fatto. Pare che abbiano fatto e abbiano finito la strada, non ancora. Ricordo, ma la strada a 31 dicembre si era detto, non iniziare a percorrere i tempi. La strada a 31 dicembre, però come si vede, se una strada è, se sarà pronta. Vabbè, intanto butti lì un po' di asfalto, è fatta. Non è che ci vuole molto. Devi fare anche la tracciata tutta intorno. Cosa devi fare? Il tracciato. Okay. Cioè mica ce l'hai lì e devi asfaltare. Vabbè, ma quella è la parte migliore, come quando fai la pista per le biglie da piccolo. Penso che davanti a me c'è la corsia riservata della 92, due anni che stanno lavorando per 1300 metri, sarebbero ancora lì a fare l'autostrada del Michelino, guarda. Tra Natale e Capodanno, com'è che si chiama l'amministratore delegato di Expo? Sala. Ecco, allora, il Celeste prende Sala per le gambe, lo tira, come diceva Gem, come si faceva le piste per i bambini, fa il tracciato. Poi, per le biglie. Esatto, fa il tracciato con Sala seduto e Formigoni che lo prende per le gambe e poi va lì, butta giù un po' di asfalto e fatta. Va bene, fra le cattive notizie. Michelino. No, non credo che funzioni così. Cioè, fra le cattive notizie. Sentiamo. C'è che Monti è venuto alla Scala il 7, sì. Però l'8 ha detto al sindaco, mi dispiace, ma lo sforamento del patto di stabilità per metterci dentro le spese di Expo non c'è. No, davvero? E quindi? Non c'è, e quindi quei 370 milioni che saranno... Vanno presi nel bilancio del comune? Vanno presi nel bilancio del comune. Quindi... ragazzi, e questa qui è un'inculata, adesso ho detto così... No, prego. Mi piace quando Michelino usa un gergo tecnico, hai capito? Proprio, cioè, quando lui lo vedi che va a fare le interviste a Tabacci, l'assessore al bilancio del comune di Milano... e gli fa le domande tecniche, gli dice questi termini e così vai. È così, ragazzi, perché cioè spieghiamo chiaramente, allora, 370 milioni devono essere presi dal bilancio del comune di Milano, quindi il tolti comune ad altre di Milano cose. Per il 2013 ha più o meno 500 milioni da spendere, che sono quelli abituali, non sì. Però dovevano servire per fare strade, rimettere a posto scuole, fare nuovi edifici, e quindi la città se ne va in vacca.
e la città per il 2013, se questi soldi vanno qua dentro, non so come farà a spenderli. Okay, tutti a tappare le buche, allora, col pongo. Esatto. Il 7 Monti è venuto qua, l'8 ha detto a Pisa Pia, mi dispiace, ma non si può sforare il coso, perché la commissione ha bocciato che non ci sono i soldi. Non c'è la copertura finanziaria. Questa è una notizia tremenda. E nessuno dice, cioè non se ne parla tanto in giro questa roba. Se ne parla tanto in giro, perché facciamo finta che non ci sia l'Expo e quindi andiamo avanti. Certo, su, è il modo migliore. Quindi su 500 milioni destinati dal Comune di Milano per gli investimenti in infrastrutture eccetera, 370 dovranno andare saranno all'Expo. Saranno assorbiti da Expo. E quindi ne restano soltanto 130 per tappare i buchi, riparare le scuole. Strade, scuole, pazzesco, nuovi edifici e tutto. Niente. Quella roba lì. Quindi siamo che belle notizie. C'è quella roba lì che doveva essere lo sviluppo per la città, diventa la palla al piede. Che per, belle notizie che diamo oggi. Poi? Questo è... vi ricordate che c'erano 30 milioni che ballavano per la CMC che diceva che voleva dei soldi in più perché si è trovata a fare un lavoro che non gli era che... stato commesso. Spiega perché questa non forse ce la siamo persa, Non ve l'ho detto. No, forse ce la siamo persa. Allora, non me la ricordo. C'era la società che ha vinto l'appalto per togliere le interferenze. Sì. Siccome c'era un'area che è quella vicino a Rho che doveva essere bonificata. Sì, perché c'erano le raffinerie. Perché volta. C'era la raffineria lì e quindi quella terra lì, sì, anziché essere messa all'interno del cantiere per fare una collinetta, sì, che dicono estetica, in realtà per risparmiare, sì, no, quella terra lì deve essere portata in una discarica per rifiuti bonificarla tossici, e quindi dice che quella roba lì gli è costata 30 milioni in più e siccome non era previsto nel capitolato, sì, della gara d'appalto, questa roba qui adesso pare gli sia stata concessa, diciamo pare, perché noi è due giorni che stiamo cercando qualcuno che ci confermi questa notizia, che a noi viene dall'interno ma non sappiamo, non si può dire, non si può dire, ma, e quindi ci sarebbero questi 30 milioni, bisogna capire da dove arrivano. C'è un ascoltatore col cellulare acceso. Ok, perfetto, sì. Vai. E poi c'è vi ricordate l'avventura, la società che non è ancora stata espulsa dal era quella società che si diceva che avesse aveva una procedura in corso per dei lavori fatti in Sicilia, sì, e che erano diciamo in collegamento diretto in odor di mafia, in odor di mafia, in odor di 'ndrangheta, e quindi questa è stata mandata la segnalazione dal 9 agosto. Sì. Ma tutt'oggi continua a lavorare. Adesso il 17 c'è un altro vertice in prefettura e il prefetto Lombardi dovrà dire che cosa farà di tutte queste società, perché il problema è un po' qui. Senti Michelino, un ascoltatore ci ha scritto in settimana e ci ha chiesto: ma tutte queste metropolitane, questi mezzi di pubblici che dovrebbero arrivare per l'Expo, arriveranno per tempo e se sì quando? Bella domanda. E riporto sfiga, ragazzi, perché siamo perché sono la linea 4 e la linea 5. La linea 4 e la linea 5 sono quelle all'interno della cosa. Sì. La linea 6 è sparita già da un pezzo. La linea 5, vi ricordate che doveva essere inaugurata il primo tratto a maggio? Quando veniva il Papa, okay. Poi non l'hanno inaugurato perché sono deragliati treni e quei due treni hanno detto meglio non fare quando è venuto qua Benny 16. Avevano detto sarebbe ancora un mesetto, due mesi. Adesso sono partiti. Prima di febbraio non parte. Però sono partiti a fare i test. I test sì, non hanno mai sbagliato, però fino a febbraio pare che non parta. Fino a febbraio? Fino a gennaio e febbraio quella linea lì non sarà. La linea 5. Gli ottimisti dicono a dicembre, ma gli ottimisti non appartengono alla categoria consultabile. Esatto. Non ci ha mai preso gli ottimisti. Più visionari che... La linea 4, su cui è cominciato il cantiere. La linea 4 è quella che dovrebbe collegare da Forlanini al primo tratto al ponte di via Forlanini. Sì, quello e i tre ponti. Sì, e lì collegarsi con la ferrovia che sta sopra. Sì. E una stazione che deve portare quei passeggeri lì direttamente in fiera. Sì. Il problema è che già questo percorso mi sembra piuttosto contorto per uno che viene da fuori e non sa da che parte ci si muove, ma va bene. Va bene, faremo dei cartelli. Eventualmente andiamo io e Gemma a indirizzare le persone. Ma per quella linea lì c'è bisogno che sopra facciano un minimo di stazione. Sì. E non è ancora stata progettata. Ah, perfetto. Quindi non ce la facciamo. I binari ci sono, però... Sì. È vero che forse basta una pensilina, però ci vuole la scala che porta sopra, ci vogliono un minimo di cose e il distributore di bibite. Il distributore di bibite, la biglietteria. L'automatica perché che ci abbia qualche cosa. Quella roba lì non è ancora stata progettata. Che belle cose. E quindi
tutte e due. Sì. Allora, per la linea 5 ve ne dico un'altra. Questa, voi sapete che noi vicino alla radio abbiamo un cantiere. Sì. E questo cantiere di via Cenisio, dove, sì, che collega, che riapre via Messina, doveva aprire, ad aprile del 2012. Del 2012. Siamo a dicembre del 2012, non è ancora aperto. No, davvero? E sono ancora lì che stanno lavorando come dei forsennati. Io non so come. Questa metropolitana apre il 30 aprile, come quel tratto della linea 4 che, sì, dovrebbero fare. Il 30 aprile 2015 dovrebbe aprire. Dovrebbe aprire. Ragazzi, fate voi, io non lo so come. Come fare lo inaugureremo alla fine dell'Expo. Io non ci credo mica. Vabbè. Grazie. No, ve ne do un'altra. Ah, un'altra. No, dai. Ci sono anche sfiga, Brebemi, questa è facile, dovrebbe finire nel 2013. Brebemi, ok. Però la est esterna è in ritardo, se non fanno la est esterna sarebbe la TEM? La TEM, sì, la essenziale est esterna Milano. Quella che dovrebbe collegare praticamente la Milano-Bologna alla Milano-Venezia senza passare dalla tangenziale, ecco, est. Se non c'è la TEM, la Brebemi non può essere terminata e messa in attivo. Perché? E perché sennò la Brebemi arriva sul nulla, parte dal nulla e arriva sul nulla. E quindi hai un traffico della Madonna che si mette in una stradina. Ah, okay. Mentre la TEM dovrebbe smistare tutto il traffico. La Brebemi è la Bergamo-Brescia-Milano. La Bergamo-Brescia-Milano. Pedemontana, anche questa è a rischio perché fra un arresto, una scoperta di rifiuti siamo tossici, fermi anche lì. Siamo fermi e anche questa dovrebbe essere aperta. La Pedemontana è la Bergamo-Como? Sì, giusto? È la Bergamo-Como. Como-Varese? Sì. No, la Bergamo, la... Brescia? No. Quella dove c'è la Dalmine. Sì, Dalmine praticamente. Dalmine, sì. Da Dalmine, sì, fino, viene dentro e poi dopo fa Varese-Como. Sì. Invece il ponte di Molino Dorino, il ponte che dovrebbe collegare Molino Dorino e la, sì, 8, sì, quello che dovrebbe passare sopra quasi alla piastra, sì, di Expo, sì, dovrebbe essere pronto nel 2013 e noi confidiamo che quella roba lì che non vuole nessuno sia pronta. Perfetto. Speriamo. Grazie mille Michelino. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.